È stato firmato questa mattina a Palazzo dei Priori il protocollo di intesa tra il Comune di Perugia, l'Associazione Produttori Biologici dell'Umbria Pro Bio, le associazioni dei genitori e i comitati mensa delle scuole comunali, finalizzato alla distribuzione di derrate alimentari biologiche certificate nelle mense scolastiche comunali, nonché alla promozione di un'educazione alimentare e ambientale nei bambini. È una scelta in cui da mesi si sta lavorando, ringraziamo molto i comitati mensa, ringraziamo i genitori, ringraziamo anche tanto il sindaco che ha coordinato l'attività insieme alla dottoressa Migliarini. Quindi è un accordo sul quale puntiamo sui prodotti locali per cercare di valorizzare i prodotti biologici locali, in un accordo praticamente che già la Giunta aveva approvato qualche tempo fa, che fa parte anche dell'appalto, quindi in modo tale che comunque sia l'alimentazione che la formazione dei ragazzi su praticamente l'educazione alimentare siano valorizzati. Quindi si sta andando avanti in un accordo che praticamente è per il bene dei bambini e per il bene della città, che stiamo proseguendo bene insieme. Spesso ci si riunisce anche in presenza del sindaco per comunque cercare di migliorare gli approcci, per valorizzare sempre e comunque tutto ciò che sono le richieste che vengono dalle famiglie. Quindi insomma, l'accordo è a buon punto e continueremo sempre a lavorare insieme raccogliendo le richieste e andiamo avanti tutti quanti nell'interesse dei bambini e dei nostri figli. L'iniziativa rientra nel progetto che l'amministrazione comunale ha presentato nell'ambito del bando regionale PSR 2014-2020, individuando nell'associazione Pro Bio il partner privato in grado di mantenere elevato il livello qualitativo del cibo nelle nostre scuole. Soddisfatta la presidente del Comitato dei Genitori, avvocato Bircolotti, che ha ribadito la volontà di tutti, attraverso un lavoro condiviso, di costruire un servizio migliore di qualità. È stato un bel percorso, è iniziato in modo molto travagliato, è stata una lunga battaglia, ma la determinazione dei genitori e dei presidenti ha portato a dei risultati in collaborazione poi con il Comune, perché c'è stata un'apertura che è stata accolta da parte dei genitori e si sta iniziando a costruire un servizio che ritornerà ad essere un servizio che era una volta un modello virtuoso ed esportabile. Il progetto prenderà il via dopo l'approvazione della Regione nell'ambito del PSR, mentre nel frattempo si prosegue con l'aggiudicazione del nuovo bando per la refezione scolastica, prevista, secondo la dottoressa Migliarini, in tempi molto brevi.